L'ora del Ramadan, mi ha stuprato. La scrittrice franco-algerina denuncia l'intellettuale islamico Tariq Ramadan, mi ha minacciato, ho avuto paura, ma non posso più tacere. In Francia il movimento Balanceton Porc legato a L. Caso Weinstein ha fatto uscire allo scoperto molte donne, ma lì con nomi, cognomi e denunce alla polizia, non ho molti soldi per gli avvocati, ma andrò fino in fondo meno. Da Hollywood a Oxford. Dal potente produttore cinematografico liberal al controverso intellettuale islamista coccolato dall'Europa dei radical chic. Da Harvey Weinstein a Tariq Ramadan, L ondata di indignazioni e denunce varca l'Atlantico e travolge il cuore dell'Europa multiculturale. Prima la figlia di un ex ministro di Nicolas Sarkozy, ha accusato un ex ministro di Mitterrand di averla molestata una sera all'opera. Pochi minuti dopo, aderendo a questa catena di denunce diventate virali al grido di Balanceton Porc versione francese dell'hashtag americano MeToo, la scrittrice franco-tunisina Enda Allaria ha accusato il predicatore islamico Tariq Ramadan di averla molestata. La denuncia è arrivata sul profilo Facebook della Ayari, che nel giro di un'ora ha pubblicato tre diversi post col nome di Ramadan. È una decisione molto difficile, ma ho deciso anch'io che è tempo di denunciare il mio aggressore, è Tariq Ramadan ha scritto in mattinata. Poi un altro intervento, sono stata vittima di qualcosa di molto grave anni fa, ha spiegato, non ho mai voluto fare il suo nome perché ho ricevuto minacce da parte sua e ho avuto paura. Il nome del mio aggressore accusato, è Tariq Ramadan. In un successivo post ha chiesto apertamente sostegno rivolgendosi agli amici e ha parlato di stupro e minacce. Ho mantenuto il silenzio per molti anni per paura delle rappresaglie perché quando gli ho detto che avrei presentato denuncia per lo stupro del quale sono stata vittima, lui non aveva esitato a minacciarmi aggiungendo che se la sarebbe presa anche con i miei figli. Ho avuto paura e sono stata in silenzio durante tutto questo tempo. Ne ho parlato nel mio libro in un capitolo intero, ma cambiando il nome per non essere querelata per diffamazione, ma oggi non posso più tenere questo segreto troppo pesante da portare, è venuto il momento di dire la verità. Tre ore dopo, ha annunciato che avrebbe presentato una denuncia contro il suo presunto molestatore, forse non ho gli stessi mezzi finanziari per pagarmi gli avvocati e gli esperti per difendermi, ha detto, ma andrò fino in fondo a questa lotta, qualunque cosa mi costi. Infine ha fatto sapere di aver presentato la denuncia alla procura di Rouen, convinta che la giustizia farà finalmente il suo corso. La quarantenne Enda è autrice di Ho scelto di essere libera. Scampata al salafismo in Francia, un libro autobiografico in cui racconta l'emancipazione da un marito fondamentalista e violento, un atto di accusa politico contro l'integralismo islamico. E Ramadan è uno dei campioni di un mondo musulmano ambiguo su tutti i temi caldi, dall'antisemitismo antisionismo ai diritti delle donne. Ramadan è nipote di Hasan Alban, fondatore dei Fratelli Musulmani, movimento internazionale dell'integralismo. Professore a Oxford grazie al sostegno economico del Qatar, il professore e predicatore è ormai una star planetaria dell'Islam, un leader carismatico capace di infiammare le masse musulmane ma anche di sedurre le élite progressiste occidentali, dando loro in pasto la più nefasta delle illusioni, quella che l'Islam politico ortodosso possa essere compatibile con la loro idea di democrazia. Molti in Europa e anche in Italia subiscono il suo fascino,
ma negli Stati Uniti Ramadan è indesiderato e gli intellettuali laici e liberali in Francia hanno smascherato la sua abilità dissimulatoria. Poco più di un anno fa è stato in Italia, a Milano ospite di un evento promosso dall'European Muslim Network, con i centri islamici cittadini, alla Camera del Lavoro. La comunità ebraica milanese in quella occasione aveva messo in guardia contro sua ambiguità politica. Ora questo caso, tutto personale, potrebbe offuscare la sua stella.